Buonasera. Sappiamo che Natale che verrà non potrà essere come quello degli anni passati, ma questo non deve esimerci dal portare dentro di noi la stessa gioia, la stessa serenità che da sempre ci ha accompagnato durante le feste natalizie. Ma dobbiamo soprattutto esternarla, magari non tanto per noi stessi, ma per i più piccoli, che più di tutti stanno soffrendo per la mancanza di quella socializzazione che è fondamentale per i ragazzi della loro età. Sicuramente ci mancheranno quelle tavolate conviviali, con parenti ed amici, ma dobbiamo essere consapevoli che i nostri sacrifici serviranno ad affrontare i mesi che verranno in modo più consono alle nostre normali abitudini. Sicuramente sapremo apprezzare meglio quelle cose che prima della pandemia davamo per scontate, che in questi lunghi mesi ci sono sembrate indispensabili. Il nostro primo pensiero va innanzitutto a quelle persone che si sono ammalate a causa del Covid, o che hanno avuto parenti, amici malati, o peggio deceduti a causa del virus. L'augurio che facciamo loro è di trovare la forza morale ed anche fisica per superare questi brutti momenti, con la consapevolezza di sapere che tutta la comunità è loro vicina. A questo proposito mi permetto di ringraziare, in nome di tutta la comunità, il personale sanitario, dai medici agli infermieri, agli assistenti, che in questi mesi hanno curato ed assistito le persone malati di Covid. Grazie di cuore. Auguro che gli amministratori comunali tutti e io personalmente facciamo i nostri concittadini che questo Natale ed il nuovo anno ci portino tanta serenità e tanta, tanta salute. Con affetto, il vostro sindaco. Buongiorno a tutti, quelli che ascolteranno il magnifico concerto che ci proporrà il maestro Stefano Vicelli e il coro Pietro Generali, sperando di rallegrare la fine di questo doloroso anno 2020. Io come presidente e il consiglio direttivo ancora ringrazio il maestro Vicelli che ci vuole sempre al suo fianco. Per l'Avis Gattico sarà l'ultimo concerto perché dal 2021 come per il Comune ci sarà la fusione con l'Avis di Verona. Anch'io, come Presidente, lascerò in mani più giovani il mio mandato, sperando però sempre in una collaborazione con il Maestro Vicelli. Termino con un buone feste a tutti e un anno 2021 migliore. Thank you.
carissimo saluto a tutti. È bello augurarvi il buon Natale. Il Natale lo celebriamo in chiesa, dobbiamo ringraziare la Madonna che ha detto di sì e attraverso il suo sì la nostra vita non è una vita solitaria, è sempre confortata, amata dalla presenza di un Dio che non vuole stare in alto, lontano da noi, ma scende in mezzo a noi e accetta di vivere le nostre stesse fragilità e debolezze. Un Dio così vicino, del quale non dobbiamo e non possiamo avere paura. Viviamo il Natale, cosa ci chiediamo? Quest'anno è un Natale bellissimo, proprio perché abbiamo bisogno ancora tantissimo di questa presenza per trovare speranza, per trovare conforto. Auguro a tutte le famiglie del nostro comune, in modo particolare per quanto mi riguarda, a tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra parrocchia di Santi Cosma e Damiano. Vorrei poter entrare in tutte le case, ma non è possibile. Per me, come anche per gli altri sacerdoti, è un po' una sofferenza non poter visitare gli ammalati per motivi di prudenza. Ecco, auguriamo a tutti che il Signore ci porti in questo Natale finalmente un po' di serenità e un po' di salute. Questo lo auguro soprattutto agli anziani, quindi lo auguro anche per me, perché siamo le persone più esposte in questo tempo di pandemia. Vi auguro quindi una buona salute, viviamo questo Natale per quanto è possibile, anche con qualche restrizione, nell'intimità delle nostre case, attorno ai nostri bambini. Ecco. Speriamo che l'anno prossimo si possa celebrare meglio il Santo Natale e vi auguro anche buon anno, entriamo nel 2021. Speriamo che si apra davvero per tutti noi, per la nostra comunità, per la Chiesa, per il mondo, un anno davvero nuovo. Buon Natale a tutti. Vorrei riprendere dall'occasione musicale una frase di Sant'Agostino che diceva, a proposito del canto, noi cristiani cantiamo il canto non del riposo, ma il canto del cammino. Perché noi siamo incamminati verso la grande meta celeste, verso l'incontro con la piena comunione con Dio, e questo è sicuramente un cammino bello e gioioso. Noi nel giorno di Natale, nei Vangeli di quel giorno, ascolteremo il prologo di Giovanni, con cui Giovanni inizia il suo Vangelo, e in quella notte santa, lo sappiamo, i pastori sono andati dai pastori a portare l'annuncio, non li hanno fatti riposare, li hanno fatti camminare attraverso la loro voce e il loro canto, e li hanno condotti fino alla strada di Betlemme. Ebbene, in quella notte santa, ci ricorda Giovanni, la luce è venuta nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce è la speranza che porta Cristo il Signore, le tenebre rappresentano un po' il male in tutte le sue forme, e che non può avere la parola fine sulla luce che porta Cristo. Noi quest'anno avremo un Natale un po' particolare, un po' di tenebre le abbiamo viste, da parte di chi ad esempio vivrà queste feste avendo perso qualcuno dei propri cari, magari senza neanche averlo potuto salutare, le tenebre di chi magari nei prossimi mesi perderà il lavoro a causa anche della pandemia,
e le tenere di chi magari si lascia un pochettino vincere da questa situazione e vive un disagio interiore. Ecco, davanti a tutto questo dobbiamo avere una consapevolezza che queste teme non hanno l'ultima parola. Siamo invitati a rivolgerci al Signore Gesù, che è appunto la nostra luce. Dicembre è anche il mese mariano, il mese dell'Immacolata. Ecco, guardiamo Maria così, come a quei bimbi che nel momento di timore corrono dalla loro mamma sapendo che trovano un porto sicuro. Maria è questo porto sicuro che ci invita ad alzare lo sguardo nella speranza più grande. Le prove più forti passeranno e sarà sempre la luce del Signore ad avere la meglio. Allora viviamo il nostro Natale così, uniti a Maria, con la consapevolezza che Cristo Signore, attraverso la sua luce di speranza, sa dissipare e tenere da ogni cuore. Auguri di buon Natale a tutti. Quest'anno siamo confusi e storditi per l'aria che tira. E proprio a Natale il disorientamento prodotto dal Covid raggiunge forse il suo punto più alto. Eppure non esistono due poli così contrastanti fra loro. Il Covid è segno di dolore e tragedia. Il Natale è segno di fiducia e speranza. Il Covid è anche uno specchio che ci rimanda all'immagine della realtà che noi abbiamo costruito. È un po' l'espressione biologica dei virus culturali che sono dentro di noi. Ci ha rivelato la normalità presente nella nostra normalità e ha messo in crisi i nostri modelli imperanti. La nostra esistenza collettiva, come la nostra esistenza individuale, è una serie infinita di declini e di rinascite. Ogni fine è sempre l'inizio di una fase nuova. Ricominciare tutto da capo, questo è l'invito per tutti. Natale ci spinge a una nuova nascita. Auguri per un nuovo inizio e una nuova nascita con i vaccini preziosi della speranza e della prossimità. Bendito sea.
Buon Natale!